Credi nell'amore eterno ma non arrivi al mattino dopo? Senti le palpitazioni e prenoti un elettrocardiogramma? Vuoi scriverle un WhatsApp di sexting romantico ma hai finito i giga? Questo è il podcast che fa per te. Il servizio d'aiuto per sapere tutto ciò che non avete mai osato chiedere sull'amore, da ascoltare di nascosto con le cuffiette. Amare male, un podcast ecosostenibile di Guido Catalano. Cari amici, care amiche, dovunque voi siate, spero stiate bene, spero che siate in un bel posto di vacanza in questo agosto 2021. Io mi trovo in un bunker antianatomico insieme a un tecnico del suono. Qui, non ve lo nego, fa un caldo cane, spero non così dalle vostre parti, che poi caldo cane, chissà perché i poveri cani vengono sempre utilizzati per questi stupidi modi di dire. Cioè, io non sono un appassionato di cani, preferisco senz'altro i gatti, anche i criceti, i panciutini, ma mi spiace per i cani, sinceramente. Se sei un cane, a cazzo di cane, chissà perché i poveri cani sono così bistrattati da noi umani e i gatti no. Se qualcuno lo sa, può scriverci. Comunque, qui fa un caldo cane, l'aria condizionata funziona a cazzo di cane e tu, Enzo, come manutentore, sei un cagnaccio. Guido. Ma oggi parliamo d'amore. Anche ieri, anche domani lo faremo. Un amore alle poste. Interessantissima storia, quella di Valentina. Vi leggo la sua lettera. Caro Guido, ti mando questa lettera non perché abbia voglia davvero di scriverti, ma perché sono innamorata del tizio che fa il turno di mattina allo sportello numero 3 dell'ufficio postale di via Auxilia. Ci vado ogni giorno solo per vederlo, ma ho finito gli amici di penna, i parenti a cui scrivere, perciò sto scrivendo a te. Un giorno mi ha detto: guardi che non c'è bisogno di venire alla posta, può comprare un francobollo in tabaccheria e imbucare la lettera nelle cassette rosse. Io gli ho detto che non mi stanno simpatici i cinesi e che ormai le tabaccherie di Milano sono tutte gestite da loro, ma poi ho temuto di aver fatto la figura della razzista e da allora dentro le lettere metto sempre qualcosa di pesante, così ho la scusa per andare all'ufficio postale per farle pesare. Perciò scusa se oltre a questo foglio troverai dei piombini da pesca. Già che ci sono, però, dammi un consiglio. Come faccio a chiedergli di uscire? Valentina. Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere e a volte peggiora le cose. Ok, questa è del vecchio Max Gazzè. Si fa per ridere. La tua storia mi ricorda la scena di un film di Fantozzi, la moglie di Fantozzi che si innamora del panettiere, interpretato magistralmente da Diego Abbattantuono, e si riempie la casa di pagnotte, pagnotte dappertutto, nei cassetti, negli armadi, forse anche sotto il letto. A proposito, voi sapevate che Abbattantuono si scrive con una sola B? Pazzesco. Io avrei detto due B, Abbattantuono, cioè io ho sempre detto Abbattantuono. Comunque lo saluto Diego. Sto divagando, scusate. La tua è una storia ad alto tasso di romanticismo ed è per questo che l'abbiamo scelta qui ad Amare Male. E dunque si merita una risposta seria. Ci sono varie possibilità per risolvere il tuo problema, Valentina. La prima è la più semplice e diretta. Io amo le soluzioni semplici e dirette. Ti faccio un esempio. L'altro giorno, sto divagando di nuovo, però a me piace divagare un po' ogni tanto, così passa il tempo. L'altro giorno qualcuno ha citofonato qui nel bunker. Abbiamo anche il citofono, figurati. Non ci facciamo mancare niente. Comunque, dicevo, qualcuno citofona mentre Enzo mi stava praticando una seduta di agopuntura. Devi sapere che soffro di un dolore cronico alla spalla sinistra. Si chiama periartrite di undicesimo livello. Considera che al dodicesimo la spalla implode e tu muori o impazzisci o entrambe le cose. Comunque, dicevo, ero lì sdraiato sul lettino da agopunturista che Enzo ha ordinato su Amazon. Avevo tutti questi meravigliosi spilloni piantati nella spalla quando inizia a suonare il citofono e siccome non aspettavamo nessuno non siamo andati a rispondere. Solo che quello o quella continuava a suonare. E non c'è niente di peggio dell'orrendo suono del citofono ripetuto senza soluzione di continuità quando sei tutto lì bello rilassato a farti punzecchiare la spalla da un fonico ago punturista. Devo dire bravissimo, in questo lui Enzo è bravissimo. Se consideriamo che poi ha imparato la nobile arte dell'agopuntura con un corso per apposta.
Comunque, siccome questo non smetteva di citofonare, io mi sono innervosito, mi sono alzato, mi sono recato alla postazione del citofono e l'ho sradicato. Ho sradicato il citofono e non crederai che forza fisica mi prende quando mi fanno incazzare durante una seduta di agopuntura. E niente, l'ho sradicato dal muro e poi ho strappato via tutti i fili, un sacco di fili colorati. Incredibile, per far funzionare un citofono quanti fili ci vogliono. Comunque, adesso finalmente non abbiamo più il citofono. Lo comunico in generale a chi volesse venire a citofonare. Non venite proprio, stiamo benissimo qui soli nella pace del nostro bunker estivo. Mi riscuso Valentina, sto divagando. Dicevo, la soluzione semplice e diretta, tipo sradicare un citofono quando ti rompe le palle. Chiaramente nel caso specifico, nel tuo caso specifico, qui non abbiamo a che fare con atti di violenza, tipo sradicare i citofoni. Però davvero ve lo consiglio un sacco, è proprio un'azione antistress incredibile sradicare dal muro un citofono a mani nude. Fatelo se avete problemi di ansia. A me spiace di averlo fatto solo per il fatto che non lo posso rifare, capito? Perché di citofoni normalmente ce n'è uno solo, a meno che Enzo non riesca a rimontarlo, ma dubito che Enzo ce la faccia, perché seppur ottimo agopunturista è completamente inetto in tutto il resto. Scusa. Basta divagazioni. Vuoi uscire con lui? Ti dico come fare. Aspetta che stacchi. Smetti con sta roba delle lettere, basta. Ci hai provato? Non sembra funzionare. Aspetta che stacchi dal suo turno di lavoro, in posta. Gli ti fiondi contro, senza esagerare, che poi rischi che si spaventi e che si metta sulla difensiva e magari ti tiri un pugno. Però devi essere netta, netta e sorridente. Potresti portargli dei fiori, io li consiglio sempre, questo sarebbe ganzo. Arrivi lì, sorridente, con un mazzolino di fiori non esagerato, media grandezza, va bene anche piccolo, e gli dici: ciao, non so se ti ricordi di me, io mi chiamo Valentina e negli ultimi giorni forse mi avrai notata. Sono quella che spedisce una lettera al giorno e che ti ha detto quella cosa sui cinesi, ma in realtà non è vero che mi sono antipatici i cinesi, è che ero in confusione. Devi sapere che lo so che le lettere si possono spedire nelle cassette rosse, ma devi anche sapere che tutte quelle lettere le ho spedite perché volevo vederti tutti i giorni, o meglio, volevo dirti quello che sto tentando di dirti adesso, ma non riuscivo a parlarti da dietro lo sportello postale che mi metteva l'imbarazzo, che tu eri tutto serio, professionale, insomma, tutto ciò per dirti che ho terminato le persone a cui scrivere, dunque ho deciso che è arrivato il momento di venirti a dire che tu mi piaci. Tu mi piaci anche se non ci conosciamo troppo bene e che secondo me sarebbe bello uscire assieme. Con tutto che non conosco il tuo stato civile, spero tu non sia sposato con 4 figli, ma il mio sesto senso di donna mi dice che no, che sei libero. Che ne dici? Usciamo? Ecco, Valentina, puoi usare parole anche leggermente diverse, ma credo tu abbia capito il concetto. Ora, se l'uomo della posta è una persona spiritosa, secondo me con te ci esce, cioè io ci uscirei. Però in effetti io non lavoro alle poste. In caso si spaventi e inizi a urlare di terrore e scappi via, niente, quantomeno ci hai provato. Ciao, Valentina, ciao. Ed eccoci arrivati a un momento che ormai mi appassiona, devo dirvi, una rubrica, potrei chiamarla, la rubrica 128K, insomma, arrivano queste letterine non so esattamente da chi e non so per chi sarebbero, ma io rispondo davvero volentieri. Cara dottoressa, io e una mia amica ci siamo sempre chieste, le donne primitive avevano il ciclo? E se sì, come facevano senza assorbenti? Dubbiosa. Ma che bella domanda intelligente, dubbiosa. Certo che avevano il ciclo, anche le donne primitive, ecco. Secondo me usavano delle foglie. Non mi ci giocherei un occhio, diciamo, mi ci giocherei un occhio di Enzo, non il mio, ma io me le immagino con queste foglie, a mo' di assorbente o qualcosa del genere. Anonima 98 ci chiede: cara dottoressa, è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? No, non è assolutamente vero, è un mito metropolitano, è molto meglio la mortadella. E poi qui non c'è il nome, ma ci scrive, non so esattamente chi, una ragazza vergine. Cara dottoressa, ho una curiosità. Una ragazza vergine che fa l'inseminazione artificiale rimane ancora vergine? Se sì, quando partorirà, non essendoci stata la rottura dell'imene, il bambino potrà nascere normalmente? In questo caso c'è rischio di perdere la verginità? Se sì, vuol dire che è meglio partorire con il cesareo? Minchia, cioè,
A meno che tu non sia la Vergine Maria, questa è una domanda davvero da pazzi. Amare Male è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media, a cura di Francesca Milano e Michele Rossi. La post-produzione è di Matteo Scandolin. Il producer è Matteo Perkins. Il fonico di studio è Niccolò Bosio. Nessun tecnico del suono è stato maltrattato durante la registrazione di questo podcast.